Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale con la seconda parte, questa volta di quanto io conosco Mirko. Ok, ho già paura perché allora, se tu fai un risultato peggiore del 60%, io ti lascio. Ti lascio perché comunque dopo 5 anni se non mi conosci più del 60% sei messa male, te lo dico proprio onestamente. Allora iniziamo subito con giocatore numero 1 Mirko e giocatore numero 2. No Mirko, Alfri. Faccia di sterco. Ma sei serio? Iniziamo il test. Cosa mi fa più paura? Le altezze, i conti. I conti. I conti. I conti. I clown o i ragni? Facile. Cosa ti piace mangiare per colazione? Toast, cereali. Vabbè, uova. Solo qualcosa da bere. Ma tutto quanto mi piace. Dove andresti nel giorno libero? In campagna, in una città, in spiaggia, stare a casa, vabbè dai. Ho capito. 3 su 3 raga. Qual è la parte della giornata che preferisci? Mattina presto, dopo pranzo, sera o tarda notte? Sono due che... Cacchio però no, sono due. Faccio? Facciamo una cosa, dai, ce n'è una che mi piace di più. Dai. Cosa porteresti in una valigia? Un caricatore per il telefono? Soldi... niente. Mutante. Soldi in più, guida, spazzolino. Lo spazzolino! Dai, non è giusto, non devi già dare risposta. È troppo vero, ragazzi. Quale superpotere vorresti avere? Allora, super forza, fermare il tempo, invisibilità, poter volare. Ok. Chi vorresti essere? Un cantante famoso, un super campione, si intende in che ambito super campione? Immaginati nel calcio. Ok, un super, un politico rispettato o un grande architetto? Vabbè, facile. Se il mondo finisse tra 24 ore, che cosa faresti? Oh madonna, ma che brutta che cosa. Dormirei. Chi è che dorme? Cercherei una bella vista, farei qualsiasi cosa folle mi verrebbe in mente. In mente. No, giusto, mi verrebbe oh, sì, giusto. Italiano io. Saluterei tutti. Beh, vabbè, penso questa. Dai. Cosa vorresti ricevere come regalo? Cioccolata. Ok. E libri, fiori, alcolici. Ma nessuna di queste. Questa la infatti. Cosa ti porteresti in un'isola deserta? Un libro, una radio, un coltello. Oh, però il coltello è utile per cacciare. O una palla. Oddio, conoscendo Mirko quanto è stupido, si porterebbe il pallone. Allora. Pace fatta. Perché certo un libro invece in un'isola deserta serve, vero? Di cosa o preferisci parlare con la O davanti? Sport, celebrità, religione, politica. Sì, va, è troppo facile questo quiz, eh. Come preferisci passare il fine settimana? A pescare, arrampicare, prendere il sole, meraviglioso, o andare ad un concerto? Nessuno di questi. Sono indeciso tra due. Boh, andare ad un concerto di Laura Pausini, possibilmente. Dai, stai zitta, levati. Gli sto consigliando le risposte. Se facessero un film sulla tua vita, sulla mia vita, che tipo di film sarebbe? Una commedia? Sì. Drammatico, azione, romantico. Beh, se tu potessi, quale dei 5 senti svilupperesti? Vista, udito, tatto, olfatto. Ragazzi, poi vi dirò anche il perché ho scritto questa. Se no avrei detto un'altra roba poco tempo fa. Vive meglio. Quale aggettivo ti descrive meglio? Infantile, felice, socievole, lavoratore. Oddio raga, tutti e quattro. Tutti. Io sono infantile perché mi piace giocare con i giochi dei più piccoli. Sono sempre felice, sono socievole come una capra. E sono un lavoratore disumano che tipo lavoro 15-16 ore al giorno. 15-16 quando va bene. Ok, tocca ad Alice. Turno di faccia di sterco, vai. Qual è la paura più grande di Mirko? Le altezze, lui odia volare. I ragni. Troppo facile. Troppo facile. Allora, cosa preferisce Mirko? Toast, cereali, uova o solo qualcosa da bere? Allora, me Mirko beve solo tipo o cappuccino o vuole un bicchiere d'acqua o caffè latte, questo fa. O la spremuta. Il toast non l'ho mai visto mangiare al mattino. Però mi piace mangiare il toast al mattino, anche i cereali. Le uova ad Amsterdam. No, l'ho assaggiata per così. Io per direi curiosità. Solo qualcosa da bere. Cosa farebbe Mirko nel suo giorno libero? In campagna, in una città? No. In spiaggia? No. Stare a casa. Spiaggia. Stare a casa. Spettacolo. Lo conosco troppo bene. Qual è la parte della giornata che preferisce Mirko? Allora, Mirko adora sia la parte della mattina presto, tipo alle 6:30, 7, gli piace da morire. Mi sveglio sempre presto. Esatto, io. Lui si come i galli. Oh, ma la cosa assurda è che io vado anche a dormire tardi, ecco, quindi infatti io lo la so domanda quando... è quando dormo? Allora, tu...
hai la miglior visione della vita. Ti alzi presto per dormire tardi. Vivi 20 ore al giorno tu. Se noi dormiamo 8 ore su 24, vuol dire un terzo, 8, 16, 24. Sì. Quindi se una persona vive in media 90 anni, 30 anni li passa a dormire. Ragazzi, immaginate, 30 anni li passiamo dormendo. Direi, non lo so, perché lui piace anche la tarda notte, gli piace proprio quell'atmosfera che c'è di notte. Oddio, è difficilissimo. Io di notte adesso la uso per giocare ai videogiochi. Cosa porta con sé Mirko? Allora ragazzi, se Mirko si facesse ora una valigia, non si porta niente ma lo spazzolino. Ragazzi, non togliete lo spazzolino a Mirko. E le mutande pulite. Vabbè, però lo spazzolino. Sì, vabbè, le mutande pulite ok, ma se lui dovesse scegliere tra mutande pulite e spazzolino, vi giuro che si porta lo spazzolino. Poi arriva nella destinazione e si compra le mutande. È vero. Però lo spazzolino deve averlo dietro, che se lui si sente che ha qualcosa tra i denti, deve lavarsi i denti. È maniacale, se lava 10 volte al giorno. Io c'ho lo spazio in mezzo, quindi mi infilano, mi si infilano. Ma non è senso, io in 5 anni che sto con te non ci ho mai visto qualcosa. Perché mi lavo i denti. Quale superpotere verrebbe avere Mirko? Fermare il tempo. Oddio, le indovinate tutte. Mirko ha paura troppo dell'ignoto. Del tempo che passa, sì. Del tempo che passa, ha proprio paura. Me lo fermerei sempre, vivrei mille millenni. Fa tenerezza quando dici queste cose, sai, ti giuro. Cosa vorrebbe essere Mirko? Un cantante famoso, un super campione, un politico. Super campione, già lo sono già. Ma già lo sono già. Ragazzi, il suo sogno nel cassetto era di essere un calciatore. I suoi genitori non l'hanno accontentato. Indovinando tutte quante. Se il mondo finisse in 24 ore, cosa farebbe Mirko? Dormire? Assolutamente no. È proprio l'unica cosa che non faccio neanche cercare se... Cercare una bella vista? No. Fare qualsiasi cosa? Allora penserei o la prima o la seconda. Penso l'ultima. La prima? Cioè, questo o questa. Ah. Allora, ti giuro che pensavo che avresti salutato la tua famiglia. No, farei cose folli, tipo prendere una mazza da baseball e distruggere tutte le macchine. Perché devi fare gesti vandalici? Cosa vorrebbe Mirko come regalo? Cioccolata, libri, fiori, alcolici. Allora, nessuno di questi quattro. Allora, alcolici no. Fiori gli fanno cagare. Cioccolata gli piace, ma libri. Soprattutto quelli di Promise Neverland. Hai stufato che le indovini tutte, basta. Cosa porterebbe Mirko con sé su un'isola deserta? Una radio, un coltello, una palla. Qua ero indeciso. Ragazzi, secondo me Mirko è talmente intelligente che dice un coltello per costruirsi le cose. Mi stai stufando, Alicia. Di cosa piace parlare a Mirko? Celebrità! Nonna santa. Come passa il fine settimana Mirko? Nessuna di queste quattro. Prendere il sole? Assolutamente no. Da abolire proprio. Andare ad un concerto. Prendere il sole è una perdita di tempo. Lui non sopporta prendere il sole. Perdi tempo a non fare niente, a stare così. Poi ogni tanto si girano, perché è tipo come i Wooster quando sono in padre. Ogni tanto li giri, no? Se facessero un film sulla vita di Mirko, che genere di film sarebbe? Questa è drammatico, no. Romantico nemmeno. Sa, sbaglia al 100x264. Drammatico. La mia vita è drammatica. Perché io comunque, cioè, drammatica però finisce bene. Perché io comunque sono partito in una situazione molto complicata della vita. E quindi era drammatica la mia vita. Comunque, cioè, adesso ancora è drammatica. Perché già devo prendermi cura di te. È un dramma questo. Allora, se Mirko potesse sviluppare uno dei sensi, quale sarebbe? Allora, un po' di tempo fa, prima di novembre, avrei detto udito. Ma siccome dopo il COVID, secondo me lui non sente più l'olfatto, sente più l'odore. Sì, non l'abbiamo mai detto, ma abbiamo fatto il COVID. No, io non dicevo. È che non l'abbiamo mai detto. Non l'abbiamo mai detto. Non siamo sicuri, non abbiamo mai fatto un tampone. Noi siamo stati male, abbiamo avuto la febbre, ho avuto mal di testa. Sono 9 mesi che io non sento. Non sento il gusto della cipolla. C'è l'odore, il gusto. E alcuni odori li sento alterati da 9 mesi. Tipo proprio... la Nutella, il caffè li sento diversi. La cipolla la sento diversa. Il prosciutto. La puzza delle ascelle. È vero, sento la diversa. Puzza delle ascelle. Allora, tatto non gliene frega niente. Ma come non gliene frega niente? Io direi o udito o. Guarda che col tatto posso toccare tante cose. Però per me è udito. Oh! Vorrei risentire il gusto, l'odore della cipolla, ragazzi. Quale aggettivo meglio descrive Mirko? Tutti e quattro. Infantile, felice, socievole, lavoratore. Raga, tutte e quattro, ne dovevo scegliere una. Quale? Non sbagliate tre. Vediamo un po'. Io ho fatto... Quanto ho fatto io? 87? 86. 87. No, 80 qualcosa. Guarda che ora si ferma a 70. Oh, no, beh, tanto è matematico. 80... Ho vinto io. Sì, ma di tre. E anche questa volta...
Alice perde e Mirko vince. Un applauso, raga. Scrivete nei commenti una penitenza per Alice che farà sicuramente. Sei incazzata? Sì, sono incazzata molto. La prossima volta è solo da impegnarti di più e conoscermi meglio, siccome sono il tuo ragazzo. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. E iscrivetevi al primo canale che sta per arrivare a 1 milione. Ciao. Ciao, facilissimo. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia. Sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.